5.0 e in questo video oggi farò vedere come andare a realizzare la struttura per un soppalco. E quindi, sigla! Eccoci tornati, appunto, come ho detto prima della sigla, oggi farò vedere come andare a realizzare la struttura per un soppalco. Partiamo col presupposto che questo qua non sarà un soppalco, diciamo, calpestabile, per così dire, cioè sì, ci posso salire anche perché regge anche il mio peso, ma soprattutto lo utilizzerò per mettere, diciamo, tutto il materiale che ho qui nel garage, ma anche cose conservate che magari mi prendevano spazio qui a terra, a me qui lo spazio serve, quindi vado a mettere tutto qui sopra e risolvo il problema. Infatti ho utilizzato queste assi che sono da 5x10, sono assi grezze. A me non mi interessava che fossero piallate, anche perché non devo avere un senso estetico, diciamo, al tipo suite, ma mi basta che sia comunque una struttura bella portante, bella solida e comunque anche senza così rustiche, danno un senso estetico davvero bello al tutto, che poi ovviamente si completerà nel prossimo chiamiamolo così episodio, nel prossimo video, quando andremo a completare per l'appunto tutta la struttura del soppalco. Ma detto questo, adesso io vi lascio il video. Ok, cominciamo con l'andare a preparare i pilastri che sosterranno l'intero soppalco. Per farlo cosa facciamo? Prendiamo ovviamente una scuadretta e segniamo i punti che delimiteranno l'altezza della staffa, perché in questo caso i pilastri non andranno fissati o murati al pavimento, ma verranno fissati tramite delle staffe e 4 tasselli per pilastro. I tasselli saranno larghi 10 mm e lunghi 6 cm e sosterranno in maniera permanente e duratura i pilastri del soppalco. Una volta presa la staffa e fatti i segni con la penna o con una matita, vado a fare i prefori utilizzando una punta da 1 mm, 1,5 mm, non più grande perché sennò il foro diventa troppo largo e la vite non fa presa. Il preforo mi aiuterà non solo ad avere un fissaggio più semplice e senza avere troppi problemi anche per andare a mettere la vite, ma mi aiuterà anche ad evitare possibili lesioni alla trave. Adesso, per fissare la staffa in maniera parziale, andrò a mettere del biadesivo che mi garantirà un fissaggio parziale, in modo tale da andare a mettere le viti senza rischiare che la staffa si sposti a destra o a sinistra, magari più in alto o più in basso. Una volta messa la staffa col biadesivo, non mi resta che prendere le prime viti e cominciare ad avvitare. Come state vedendo, le viti che sto mettendo non le avvito del tutto, ma le lascio leggermente svitate. Questo perché man mano che le avvito la staffa si andrà a regolare e si regolerà perfettamente una volta avvitate del tutto. Infatti le vado ad avvitare a croce, non in sequenza, perché avvitandole a croce riesco a equilibrare tutti i lati della staffa. Quindi ovviamente concludiamo il fissaggio di tutte le viti, sono 6 per lato in questo caso. Quindi 12 viti per ogni staffa. Facciamo questo lavoro per questo pilastro e per tutti gli altri. Una volta preparati tutti i pilastri con le staffe per posizionare il pavimento, non ci resta che mettere le staffe per andare a mettere i pilastri orizzontali, cioè le assi che sosterranno il pavimento del soppalco. Anche qui ho fatto già un disegno a penna per delimitare più o meno l'area della staffa e con la livella vado a metterla precisa. Tramite il trapano anche qui faccio i prefori, anch'essi con una punta da 1 mm, 1,5 mm, e vado ovviamente a farne 6, perché la staffa ha 6 fori e una al centro. In questo caso io utilizzo soltanto quelli laterali, che sono anche quelli precisi per le viti che ho io. Anche qui metto il biadesivo soltanto per appoggiarla e farla stare ferma sul legno. Ovviamente non devo mettere tantissimo, ne basta davvero poco, anche solo al centro. L'importante è che lo tenga leggermente ferma. Col taglierino leviamo ovviamente la pellicola protettiva del biadesivo e non ci resta appunto che farlo aderire alla superficie. Anche stavolta con la livella, e vado a metterlo preciso a livello con la superficie del pilastro. Adesso, una volta che ho fatto già prefori, prendo le viti e avvito direttamente il tutto al pilastro. Vi consiglio di comprarvi in questo caso un pacco di viti, perché prenderli a 50-100 alla volta non solo le pagheremo di più, ma anche comunque dovremmo fare più viaggi perché non ci basteranno mai. Io ho preso direttamente i pacchi e devo dire che con 500-200 viti a pacco riesco appunto a non avere problemi durante l'assemblaggio del tutto, perché non mi mancherà mai nessuna vite. Ok,
Sto avvitando già le viti in maniera completa, anche qui non le avvitate del tutto per lo stesso motivo di prima, anche qui poi le vado ad avvitare a croce in modo da garantire un fissaggio più regolare della staffa. Questo procedimento va fatto per questo pilastro, ovviamente per tutti gli altri che andremo ad assemblare. Una volta preparati tutti i pilastri non ci resta appunto che andare a fissarli al pavimento. Come faccio? Semplicissimo, se non ho un metro da muratore quelli in legno o se non ho un laser che mi misuri le varie distanze, basta prendere l'asse che dobbiamo avvitare, la poggiamo semplicemente senza nessuno strumento particolare e lentamente gli mettiamo il pilastro al di sotto. In questo caso io so che in questo pilastro centrale ci sarà un'altra trave che lo attraverserà praticamente nel mezzo, quindi so che tramite la trave che sto utilizzando devo lasciare già 5 cm dal centro, quindi 2,5 e 2,5. Non solo la trave mi aiuterà a calibrare la distanza, ma anche il centro preciso del pilastro. Con un pennarello vado a segnare i vari punti e con un trapano elettrico con una punta da 8 mm per realizzare già il primo foro vado a fare i vari fori nel pavimento, che sono ben 4. Perfetto, ovviamente io sto facendo intanto con una punta da 8 e poi passerò con la punta da 10, perché intanto la punta da 8 mi farà il foro, con la punta da 10 lo vado direttamente ad allargare. Questo procedimento mi garantisce non solo di avere un foro già più preciso, ma ovviamente mi farà perdere anche meno tempo, perché con una punta più larga ci staremmo leggermente di più. Quindi preferisco fare prima il foro da 8 e poi cambio punta, come state vedendo, e con una punta da 10 andiamo a forare. In questo caso possiamo utilizzare lo scotch carta per delimitare la profondità della punta. Infatti in questo caso io l'ho fatto da 6 cm e mezzo, perché gli lascio sempre mezzo centimetro di differenza, che è la lunghezza appunto dei tasselli che ho utilizzato. Una volta fatti i buchi con un martello mettiamo i tasselli all'interno, ovviamente per farli aderire bene alla superficie, e prendiamo il pilastro. Questo procedimento facciamolo con calma, non abbiamo fretta, tanto comunque sia dobbiamo farlo tutto bello preciso. Quindi una volta messo in posizione mettiamo intanto le viti con la mano, che entreranno già nel loro tassello, e ovviamente con l'avvitatore le possiamo andare già ad avvitare. Guardate cosa succede appena avvito la prima vite. Una volta che la vite è avvitata tutta, il pilastro già è stabile, non si muove più, e l'ho anche un pochettino smosso ma non si muoveva. Avvitiamo ovviamente anche le altre tre viti rimanenti e abbiamo così completato il fissaggio del pilastro. Una volta messi tutti i pilastri non ci resta che mettere le assi portanti del pavimento, cioè le assi laterali. In questo caso quella che vedete già alla vostra sinistra l'ho già fissata, mentre questa la sto per fissare. Come faccio? Ho già messo del biadesivo nelle staffe, quindi mi basta appoggiarla, regolarla precisa e con una leggera pressione farla incastrare per bene. Poi tramite quella staffa T, utilizzando due viti, riesco a tirarmela verso il punto preciso in cui deve stare e già è praticamente fissata. Ovviamente però non la lascerò così, adesso vedrete metterò altre viti nelle staffe inferiori. Ok, mettiamo ovviamente le viti qua. In questo caso non vado a mettere direttamente 6 viti di qua e poi passo dall'altro lato, ne metto 2 di qua in modo tale già da avere la regolazione precisa, poi scendo dalla scala e ne metto 2 dall'altro lato in modo tale che così già è precisa nella sua posizione e non mi resta altro che mettere il resto delle viti. Ok, adesso non ci resta che mettere ovviamente la trave centrale. In questo caso ho già messo le viti nella trave che avete visto installare e non mi resta che installare questa. Con una leggera pressione la faccio incastrare nell'incastro che ho realizzato io precedentemente. E anche qui prima 2 viti da un lato e poi 2 viti dall'altro, in modo tale che l'asse troverà perfettamente al centro e non dovrò poi svitare e riavvitare le varie viti per regolarla dopo, quindi meglio farlo prima che dopo. Ma anche in questo caso ho messo il biadesivo per fissarla alle staffe in maniera parziale. Una volta avvitato del tutto non ci resta che fare lo stesso procedimento per tutto ovviamente la struttura. Adesso è il momento di fissare la trave, quella che va a muro. In questo caso l'ho fatta leggermente più stretta, una trave leggermente più stretta. Una volta regolata con il martello di gomma in modo da non rovinare il legno, vado con l'avvitatore ad avvitarla. Dall'altro lato ho già messo le varie viti, non l'avete visto perché purtroppo lo spazio in quel punto non era tantissimo per mettere la cam, quindi ho fatto questa inquadratura anche se non è veramente ottima.
Non ci resta appunto qui che mettere le varie viti e abbiamo così completato il lavoro. E quindi il video finisce qua. Come avete visto, la struttura portante del soppalco è stata completata. E come vedete, appunto, è abbastanza resistente. Ora, per dire, se io mi ci voglio appendere, vedete, regge davvero davvero bene. E anzi, non si smuove neanche di un millimetro, quindi una volta messo questo sopra, reggerà benissimo quello che dovrà sostenere. E come ho detto anche all'inizio del video, dovrà sostenere più che altro tutto quello che mi occupa spazio nel garage. A terra, quindi ci sono delle biciclette e vecchi parti di mobili che devo conservare, quindi li vado a mettere qui sopra insieme a scatole e cose che comunque già occupavano spazio prima, e così riesco a liberare un bel po' di spazio che mi potrà servire anche per fare lavori leggermente più grandi, anche perché quando ho fatto la vetrata, come avete visto, lo spazio non era granché, tant'è che per fare la intro e l'outro l'ho dovuto mettere a terra, così riesco ad avere più spazio e posso muovermi molto molto meglio all'interno del mio laboratorio. Io che dire, della struttura che è venuta fuori mi ritengo davvero soddisfatto, anche perché i procedimenti che avete visto non sono nulla di complicato, basta soltanto fissare le assi a terra, fissare bene queste qua di sopra e il lavoro è fatto. Ci vuole soltanto un po' di pazienza perché qui si consumano davvero davvero tante vite. E quindi io spero che il video vi sia piaciuto, nei commenti sempre con le informazioni, in descrizione trovate anche tutti i materiali che ho utilizzato in questo video. E quindi iscrivetevi a chi non l'ha fatto, lasciate un mi piace, attivate la campanella di notifiche per ricevere tutte le notifiche di tutti i video che sono tutti mercoledì alle 11 a volte anche sabato alle 2 quando finisco ogni progetto. E quindi ciao!